Con Anna Carla Broeg per presentare la performance legata al libro Rabbia Proteggimi di Eddy Marcucci. Ciao Federica. Ciao, buongiorno, ben trovata. Tutto Ciao, buongiorno a questo te. venerdì 24 giugno 2022 all'interno del Festival Crac Fumetti Dirompenti. Come nasce quest'idea? È stata una proposta che mi ha fatto Pasquale Passaretti. Mi ha chiesto se volevo scegliere con lui degli stralci di questo libro, Rabbia Proteggimi, e leggerli insieme per questa presentazione. Avendo io seguito chiaramente tutto il percorso, tutto il viaggio di Eddy e anche del libro, essendo stata a varie presentazioni, ho scelto di farlo perché è un libro a cui tengo molto, semplicemente per il fatto che penso che racconti la sua esperienza, ma anche quella di una generazione che sta provando in ogni modo a essere goccia. Ecco, per utilizzare le parole di Lorenzo Orsetti, tratte anche dalla lettera che c'è all'interno del libro, e quindi di cambiare realmente qualcosa partendo da un'umanità tangibile. La scelta che abbiamo fatto con Pasquale, che sta curando anche la regia, la scelta delle musiche e con il quale abbiamo approfondito appunto scegliendo degli stralci da leggere, è quella proprio di rendere questo momento un vero e proprio reading. In che senso? La differenza tra ciò che può essere performance e ciò che può essere reading per noi è il fatto che queste sono esperienze, vite, proposte proprio di cambiamento che non possono essere interpretate, nel senso che interpretare queste parole sarebbe come sminuirle, togliergli un messaggio. Per noi queste parole devono essere ascoltate. L'obiettivo del reading al quale abbiamo lavorato è proprio quello di essere cassa di risonanza, di inviare un messaggio, perché un pochino pensiamo che questo sia anche l'obiettivo del libro. Da un'esperienza, questo non è un libro individualista. Lei racconta chiaramente le sue esperienze e non sono esperienze da sola. Non è un libro che parla di solitudine, di individualismo, è un libro che parla proprio di una rivoluzione, partendo dalla rivoluzione confederale in Siria fino ad arrivare a una rivoluzione umana. Quindi per noi era molto molto importante essere il messaggio nella bottiglia, ecco, essere voce di questa cosa. E quindi non interpretare nulla, ma farla risuonare, 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 risuonare parole come voglio essere goccia. Che cosa vuol dire essere goccia? Che cosa vuol dire scatenare la tempesta? Quanta umanità c'è dietro a tutto questo? E queste saranno le domande che vorremmo che tutti si ponessero e quindi saranno le domande che vorremmo che rimbombassero nelle teste di chiunque ci sia, di qualunque presente alla presentazione, ecco. Su quali estratti vi siete concentrati? Volevamo ovviamente raccontare un secondo l'excursus, quindi partiamo dall'esperienza nelle IPG, dal fronte, partiamo anche nel raccontare una comunità e come si organizza. C'è un momento molto bello, secondo me, in cui dice: prima del Kalashnikov ho utilizzato il cemento, ho ricostruito l'accademia, ho cooperato insieme alle mie compagne e ai miei compagni. Quindi com'è una vita in condivisione? In che modo riusciamo a mettere da parte la nostra individualità per lo stare insieme? E quindi come si fa anche nelle cose più pratiche, nelle cose più piccole della costruzione di un altro mondo, parte proprio dal cemento. E questa cosa ci interessava proprio per raccontare la quotidianità, perché molto spesso noi abbiamo notizie veramente deviate, sbagliate, mentre invece lì si sta provando realmente a rivoluzionare un qualcosa partendo dal piccolo fino ad arrivare poi al grande, fino ad arrivare al combattimento. E quindi volevamo raccontare un pochino questo excursus. E poi chiaramente ci siamo concentrati sul processo, perché stiamo parlando della definizione di socialmente pericoloso. Questo è socialmente pericoloso? Poniamocela questa domanda. Cioè, sperare in un mondo migliore, combattere per un mondo migliore è socialmente pericoloso? Amare è socialmente pericoloso? E quindi abbiamo raccontato anche un pochino le tristi storie del Tribunale italiano, quindi prendendo alcuni estratti descritti in maniera minuziosa e anche molto umana all'interno del libro. Questo a noi piaceva molto perché fuoriesce questa umanità che un pochino ci riguarda tutti, che un pochino indossiamo tutti, quindi potremmo essere tutte e tutti in un certo senso. E poi abbiamo scelto la lettera di Orso perché è proprio qui appunto, ti parlavo della goccia, quindi ogni tempesta inizia con una singola goccia, questa richiesta, e a noi piaceva tantissimo questa lettera. E alla fine non abbiamo scelto anche un'altra lettera, che è quella di un bambino delle medie, e le sue opinioni proprio sulla lettera di Orso, perché era bello per noi vedere come si trasformavano queste parole di bocca in bocca, questo messaggio nella bottiglia, come arrivava. Questi sono più o meno gli estratti che abbiamo scelto nel libro per raccontare un pochino l'esperienza tutta. Un evento estemporaneo o che può essere l'inizio di un lavoro a partire dal libro?
Io credo sia un seme in questo momento. Io ad esempio oggi conoscerò Eddie, ne sono molto molto contenta e parleremo insieme degli stralci che abbiamo scelto e spero sia proprio l'inizio di un lavoro. Ed è bello se all'interno appunto di un festival come il CRAC si può avere appunto la possibilità di incontrarsi, magari persone che hanno delle idee vicine, comuni, una voglia comune, riuscire anche a costruire anche questo, no? È il festival, è riuscire a costruire, ad incontrarsi. Quindi penso che questa sia semplicemente la possibilità di dare inizio. È un attimo un seme, è un attimo una voce che potrebbe tranquillamente trasformarsi, anzi vorrei che accadesse. La lettura performata del libro Rabbia Proteggimi di Eddie Marcucci all'interno del Festival CRAC Fumetti Dirompenti venerdì 24 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Anna Carla Broeg. A presto! Ciao Federico, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.